L'età fragile, l'ultimo libro della scrittrice abruzzese Donatella di Pietrantonio, è strumento di percorso formativo che l'Ordine degli Avvocati di Pescara e la Fondazione Forum Materni hanno scelto per coinvolgere magistrati, avvocati e studenti sul tema appunto della fragilità. Ogni età nasconde la sua fragilità, le sue paure e in fondo tutti vogliamo essere fragili a patto di saper riconoscere poi questa condizione. Se non la riconosciamo può diventare pericolosa e deve essere elaborata e trattata. Sulla fragilità dei vari personaggi del libro e sui rapporti interpersonali sentiamo l'autrice. È fragile Amanda, una giovane di oggi che ha subito anche lei un piccolo, tra virgolette piccolo, trauma a Milano, che ha subito come tutti i nostri ragazzi anche il trauma della pandemia, le chiusure, la didattica a distanza e tutto quello che sappiamo. Però poi è successo questo a me stessa che scrivevo, andando avanti, andando sugli altri personaggi, Lucia, suo padre, questo vecchio padre, un patriarca di quelli proprio tosti, rocciosi, ho visto che ciascun personaggio reclamava in realtà per sé questa definizione di età fragile. Ognuno di loro alzava la manina e diceva: oh, ma pure io sono fragile, pure io ho la mia vulnerabilità. Il libro è un po' questo, non solo la fragilità personale, ma dalla fragilità personale poi discende anche una fragilità nelle relazioni significative, quindi madre figlia, la difficoltà di Lucia di penetrare nella sofferenza di questa ragazza che non le parla,